l'amicizia di tutti. Carissimo Don Gilbert, ti auguriamo una lunga vita, ricca di soddisfazioni e di gioie sacerdotali. Il Signore risorto ti guidi sempre con la sua grazia per la tua santificazione e per la gioia di tutta la Chiesa. Nelle tue preghiere, qualche volta ricordati anche di noi, che ti assicuro ti vogliamo un mondo di bene. Non mi permetto di darti consigli o suggerimenti per la tua futura vita sacerdotale. Ti offro solo una mia consolidata constatazione nella mia ormai lunga esperienza parrocchiale. Nella vita niente è facile, niente è dato per scontato, ma con l'aiuto di Dio e con la materna protezione della Vergine Santissima tutto è possibile. E allora confida nel Signore e vincerai il mondo. Auguri. E rende grazie al Signore per un dono di incomparabile ricchezza spirituale. Il Consiglio Pastorale, a nome di tutta la comunità, ti dà il benvenuto e ti augura di vivere in santità il tuo sacerdozio. Puoi contare sulla nostra collaborazione e disponibilità. Aiutaci con la tua parola e la tua testimonianza ad essere sempre più veri seguaci del risorto. Auguri. Dice il nostro vescovo, dobbiamo convincere e non vincere. Convincere proponendo la parola di Dio. E a voi è richiesto un certo ascolto, ascolto che è anche un dialogo, nel quale insieme possiamo cercare il cammino per una crescita condivisa. Il secondo pensiero che mi viene dalla celebrazione odierna è legato al sacramento del battesimo che amministreremo oggi a Carmela. Carmela appartiene a una comunità negli Stati Uniti, di Charlotte, nella Carolina del Nord, e ha voluto i suoi genitori che sia battezzato in questa nostra chiesa, ed è segno del fatto che il battesimo, il nostro appartenere a Cristo, non supera ogni confine. Noi siamo oggi qui, volti diversi, provenienze diverse, ruoli diversi, ma siamo qui perché qualcuno ci ha chiamato, e quel qualcuno è il buon pastore per eccellenza, Cristo. E dunque il nostro appartenere a Cristo ci permette proprio di poter superare ogni confine, ogni barriera, ogni divisione. Ed è l'augurio che faccio a questa comunità che il nostro essere cristiani di Gamba Tesa, una comunità così attiva, così numerosa, così vivace, così generosa, questo nostro appartenere a Cristo, il nostro essere cristiani, possa essere un segno distintivo, possa distinguersi dagli altri, possa essere quel sale che fermenta la pasta di questo paese, possa essere la nostra testimonianza, quello che ci permette, che permette non soltanto alla comunità parrocchiale, ma anche a tutto il paese di Gamba Tesa di andare avanti. La nostra appartenenza a Cristo, il nostro essere tutti dello stesso gregge di cui il bello pastore Gesù possa renderci sempre più fratelli. Fratelli che si amano, possono litigare,
ma ti cercano insieme una soluzione nel dialogo e nell'ascolto. Quelli che sono venuti a partecipare a questa celebrazione comune.
Dieu remercie aussi vous pour être pour avoir accepté rester aussi avec moi ce matin pour la première messe. Dieu remercie Florent, Honorine et Carmel pour m'avoir donné l'honneur de pouvoir baptiser ma nièce. E un grazie speciale al nostro carissimo cuore e agli amici del coro per l'animazione così bella e sentita. Ora penso di non aver dimenticato nessuno, vi porto tutti nel cuore e vi come dice? E cercherò.